Come alimentarsi correttamente? Il modo migliore per alimentarsi correttamente e stare in perfetta forma è assoldare un personal chef e un personal trainer. Il primo cucinerà solo cibi sani e adatti al vostro organismo. Il secondo vi aiuterà a raggiungere la forma perfetta. Tuttavia, se non volete avere tutto il giorno tra i piedi questi ficcanaso, potete sempre seguire le semplici regole che vi suggeriamo. Alimentarsi in modo corretto. In una dieta equilibrata, le calorie devono provenire per circa il 55-60% dai carboidrati, il 28-30% dai grassi, il 10-12% dalle proteine. Le calorie giornaliere devono essere introdotte per il 40% a pranzo, per il 30% a cena, per il 20% a colazione, per il 5% a metà mattina e per il 5% a metà pomeriggio. I carboidrati complessi, ovvero cereali, pasta, riso, legumi secchi, patate e contenuti nelle fibre presenti nei prodotti vegetali, vanno privilegiati, limitando l'assunzione di zuccheri semplici, ovvero glucosio, saccarosio, fruttosio alla base di dolci, merendine e snack. I grassi essenziali insaturi, specie quelli del tipo omega-3 e omega-6 contenuti negli oli di semi e nel pesce, sono da preferire ai grassi animali saturi, più ricchi di colesterolo, e quelli derivati dai prodotti lattiero-caseari, che non dovrebbero superare il 10% dei grassi totali. Un'alimentazione equilibrata deve prevedere un'assunzione moderata di sale. Cibi precotti e preconfezionati ne contengono quantità eccessive ed andrebbero evitati. Vegetali e legumi sono una componente fondamentale di una dieta alimentare sana. La soglia di 400 grammi al giorno è la quantità minima consigliata per ottenere vantaggi per la salute. Le fibre contenute nella frutta e nella verdura consentono di modulare anche l'assorbimento di zuccheri e grassi. La dieta mediterranea è un modello nutrizionale che ben risponde ai requisiti di un'assunzione equilibrata di nutrienti. Chi, oltre a seguire la dieta mediterranea, pratica anche livelli adeguati di esercizio fisico, non fuma o non consuma quantità eccessive di alcol, riduce di circa il 50% la probabilità di morire per malattie del cuore o tumori. L'indice di massa corporea si calcola dividendo il peso in chilogrammi per la statura in metri elevata al quadrato. Si usa per porre in riferimento il peso di un individuo con le sue personali caratteristiche anatomiche e fisiche. Si è normopeso con indice di massa corporea tra 18,5 e 24,99 kg su metro quadrato. Sovrappeso con indice di massa corporea tra 25 e 29,99 kg su metro quadro e obesi se l'indice è maggiore o uguale a 30 kg su metro quadro. Più alto è l'indice di massa corporea e maggiori sono i rischi legati alla salute.